Riprendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero dal passaggio tra i faraglioni delle due sorelle con Vincenzo, che è là davanti, in una giornata particolarmente ventosa. Salutiamo Vincenzo e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Col kayak da mare lungo la riviera del Conero. Il ritorno, portati dal vento, vedremo perché. E dopo aver salutato Vincenzo, iniziamo la strada per il ritorno con un nuovo passaggio tra i faraglioni delle due sorelle, questa volta a favore di vento. E visto che il vento è forte, ne approfittiamo per farci portare dal vento. Proseguiamo la navigazione con inquadrature dall'asta tenuta in alto con la GoPro e assolutamente senza pagaiare, facendoci portare dal vento. Stiamo continuando la navigazione senza fare una pagaiata, assolutamente solo e unicamente portati dal vento e dalla corrente a favore, ovviamente. Ne approfittiamo per fare delle panoramiche che di solito durante la normale navigazione non si riescono a fare. Ora però diamo anche qualche bella pagaiata per approfittare della corrente a favore. Cerchiamo di prendere qualche onda, non
di fare un po' di kayak surfing. Ma non sono le onde giuste queste. Beh, dai, qualcuna la si può anche cavalcare, meglio di niente. E in un batter d'occhio, con poche pagaiate, siamo tornati al molo dei Sassi Neri. E qui abbiamo saltato qualche pezzo, siamo andati un po' avanti per arrivare al tratto più spettacolare, che inizierà tra poco con le sue trasparenze.
Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video dei giri in kayak continuano. Ciao, alla prossima!